Continua a monopolizzare la trasmissione Tommaso, perché... basta, hai parlato un'ora e mezza, adesso... Ma come? Faccio io. Ma no, devo... Fammi fare un po' a me. Presentare l'ospite. No, voglio presentarlo io. Vado? Mi cammino? Allora. Vado via. Vai, 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 se vuoi... Paura. Rimango io con il nostro ascolto, ospite. Ti ascolto, prego, vai Manuela. Poi mi giudichi. Ma no, no, non mi permetterei mai, ora sono la voce fuori campo, vai, esatto. Prego, prego. Allora, noi adesso parleremo di nutrizione con uno psicologo molto importante che ha scritto un libro dal titolo Fuga dalla bilancia, 10 minuti al giorno per vincere la fame nervosa. Il suo nome è Emmanuel Mian. Buongiorno Emmanuel. Buongiorno, buongiorno Emanuela, un saluto anche a Tommaso. Sono qui, non ti preoccupi, tra poco. Quasi, vieni Tommaso, posso? Vieni che devi sentire grazie, parole posso, del nostro ospite. Grazie, grazie. Lascio a te buongiorno il campo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, intanto, prego. Esatto, come sta? Grazie soprattutto per aver accettato di essere qua con noi questa mattina. Ci mancherebbe, grazie a voi dell'invito, è bello iniziare la mattina insieme. Io sto bene, sì, grazie, non me lo chiedono spesso. È molto importante Tommaso. Secondo me in questo periodo fare questa domanda, perché è un periodo difficile per tutti. Guarda Manuela, posso darti del tuo? Certo. Ok, potete farlo anche voi, non è un problema. Grazie. Alla fine non è un problema chiedere come stai, il problema è ascoltare la risposta e non passare subito oltre. No? Molte persone ti chiedono come stai e poi passano oltre, come un intercalare. Mentre in realtà voler sentire come sta veramente la persona, questo è una dote di pochi, quindi grazie Tommaso, un punto di super Tommaso. Sai, noi siamo Manuel, felici di che lui ovviamente stia bene. Sì. Esatto, noi, sai Manuel pure che penso, poi ovviamente entriamo nell'intervista, che ormai, non so se siete d'accordo, il come stai diventando un pro forma, ciao come stai, tutto bene, tu bene, grazie, via. Come va? Bene, così. Via. Come il carissimo, no? Cioè, carissimo. Anche perché poi molte persone si trincerano dietro, va tutto bene, perché se dovessero dire cosa c'è, in realtà, no, magari sto qualcuno a casa che non sta bene, oppure c'è un problema sul lavoro, qualsiasi altra cosa, quelle persone chiederebbero di più, magari acutizzando un po' la ferita. Quindi ringrazio che mi è stato chiesto questo, perché si presuppone sempre che lo psicologo stia bene. In realtà, sì, può cercare di mettere a posto le nostre cose proprio per poter aiutare gli altri, no? Quindi esatto. Uno deve stare un po' a posto con tutte le sue cose. Abbiamo quindi, anche appena parlato con la nostra ospite di prima, appunto, sull'importanza di chiedere aiuto, quindi... Tu ce lo confermerai sicuramente, tutti abbiamo bisogno di chiedere aiuto. Ma, guarda Manuela, io ho scritto questo libro proprio per il fatto che si parla molto di anoressia, di grande obesità, e io mi occupo di questo nella mia pratica clinica da 22 anni, ma mi occupo solo di disturbi alimentari, e dall'altra parte non si parla molto di quei comportamenti sotto soglia, no? Magari delle piccole o grandi abbuffate una o due volte alla settimana, che magari sono un disturbo alimentare sotto soglia, ma di cui non se ne parla e di cui le persone magari hanno paura a parlarne con altri proprio per la vergogna, no? Quindi ho cercato di essere utile anche in questo modo, spero di esserlo stato. Quindi ecco perché è nato questo progetto. Esatto, tu proprio nel tuo libro parli di fame nervosa. Io ti chiederei intanto cos'è la fame nervosa e da come si riconosce la fame nervosa? Sai, la fame fisiologica è quella che avremo noi fra qualche oretta, no? O anche chi fa lo spuntino, ecco, vi consiglierei di fare lo spuntino a metà mattina, è quell'anguorino, ed è una fame fisiologica, cioè è il nostro corpo che ci sta chiedendo, ehi, guarda che sto andando in riserva, no? È come la vettura che comincia a segnalarti che è il caso che ti fermi al distributore. Ed è una fame progressiva, no? Quindi è quell'anguorino, quella fame un po' di pancia. Mentre in realtà la fame nervosa è una fame per uno specifico alimento, molto spesso calorico, nessuno ha la fame nervosa per la verdura, per dirti, no? Magari uno ha la voglia di un gelato, la voglia di una pizza, la voglia del dolce, e ha un risvolto anche emotivo. Però non solo questo. Mi spiego, la fame nervosa molti pensano, ma io non sono nervoso. No, la fame nervosa si chiama nervosa perché ha una matrice psicologica ed è legata anche, e questo non tutti lo sanno, ha quelle diete restrittive, quelle diete un po' da fame, per cui per raggiungere un risultato di calo ponderale, quindi di perdita di peso veloce, no? Sì, con la prova costume, fra qualche mese, oppure qualche evento particolare, quindi entrare in quell'abito per il matrimonio, entrare in quell'abito per le foto di rito alla cresima, alla comunione e tutto il resto, alla fine
succede che quelle diete da fame ti portano poi a restringere, restringere, restringere e poi a perdere il controllo. Quindi, sai, la fame nervosa, poi ho fatto una bella tabella che molti mi dicono che sia molto utile proprio per diversificare la fame nervosa dalla fame emotiva. Ecco, nella fame emotiva, nella fame nervosa, c'è sempre il senso di colpa alla fine. Cioè io poi, quest'oggi e anche voi, andrete a pranzo, quando mangerete non vi sentirete in colpa perché metterete benzina nel vostro serbatoio. Mentre quando si mangia qualcosa in più o si pilucca durante tutta la giornata, si chiama tecnicamente nibbling, di questo, oppure si mangia di notte, si risveglia di notte, mangia nella speranza di riprendere sonno velocemente, proprio perché mangiare cibi ad alto contenuto di carboidrati e grassi ci porta poi ad un riaddormentamento, ad un sopore, ok? Beh, in realtà la fame nervosa poi ti porta al senso di colpa, ok? E il senso di colpa, ecco, vi dico subito, non serve a niente. Quindi non è che uno con il senso di colpa poi cambierà, è il senso di responsabilità che serve, che è quello che arriva prima. Mentre il senso di colpa, uno si sente in colpa per aver mangiato, poi anche se va a saltare il pasto, cosa che sconsiglio perché perpetua questo ciclo, oppure a fare attività fisica nella speranza di bruciare quelle calorie, ecco, vi dico subito, e quel senso di colpa vi aiuterà forse per le ore successive, poi non farà cambiare un po' la vostra strategia. In genere, durante la giornata, quanti pasti consiglia? Consigli, ormai Consigli, ormai siamo esatto, in siamo famiglia. passati al tu. Sì. Dai, allora, tecnicamente io lavoro con una nutrizionista, infatti qui in Emoti Food, che è il nostro centro, ho usurpato lo studio della dottoressa Russo, che era nutrizionista di Emoti Food, però oggi non c'è, non è qui presente. Però la questione è che dovremmo mangiare, almeno dicono 5 volte al giorno, almeno io lo faccio, no? Mi sono scoperto che quando poi mangio più spesso, io mangio poco e spesso, quindi faccio 5, quando facevo sport più assiduamente mangiavo anche 7 volte al giorno, però poco, mi rendevo conto che avevo meno fame. Sai, è un problema anche questo, infatti è importante la domanda che mi hai fatto Manuela, per il fatto che molte persone mangiano poco in ufficio, magari hanno un problema di peso, mangiano la verdurina, mangiano forse il crackerino, no? E tutti magari in ufficio dicono, ma peccato che hai questo problema con il peso, si vede che mangi poco, chissà come mai poi stai ancora lottando con il peso mangiando così poco. Poi succede che arrivi a digiuno da mezzogiorno fino alle 6 e alle 6 sei a casa, apri la dispensa, prendi i taralli, prendi i grissini, prendi le cose. Se facessimo un computo di tutto quello che mangi, mangi molto di più di quello che avresti mangiato probabilmente spezzettando, frazionando, si dice in gergo tecnico, frazionando il pasto in 5 pasti che possono essere completi e che compongono, che hanno tutti i macronutrienti all'interno. Quindi ti direi di ascoltare, no? Anche nel libro io parlo proprio del fatto di potersi ascoltare, di sentire la propria fame, di non aver paura della propria fame, ma di non giungere con 6 ore di digiuno. Se ci pensi, se io mangio mezzogiorno e poi rimango digiuno fino alle 6, sono 6 ore in cui io non do un alimento e quindi è più facile che mangio di più, qualcosa di Esatto. calorico e velocemente. Ecco, il trucco è la velocità. Anche nella fame nervosa si mangia velocemente. Si tende a mangiare velocemente e a cercare di incamerare più calorie possibili, no? Quindi come una sorta di carestia, no? Quindi è un effetto anche di questo. Avviso la regia che mi sto per alzare, quindi in questi casi bravissimo Lorenzo Rocchi, perché mi serve per l'appunto Certo. l'oggetto dell'intervista. Il bellissimo, Prego. grazie Emanuele, ottimo, ottimo, il bellissimo fuga dalla bilancia. Emanuele, ora entro in gioco facendoti qualche curiosità legata al tuo libro. Una cosa che mi è piaciuta molto, Emanuele, sono queste grafiche qua. Ora, ovviamente, non andiamo a farvi vedere cosa c'è scritto, magari lo diciamo noi, ma nel tuo libro ci sono tantissime grafiche che secondo me spiegano abilmente ciò che difficilmente a parole si riesce a spiegare, ed è un esercizio che ricorre frequentemente all'interno del tuo libro. Eccone qua un'altra, questa legata però agli approcci legati ai pesi, ai gradi delle classificazioni tra magrezza e obesità 3. È una scelta che hai voluto fare per avvicinare il lettore a questa tematica, per avvicinarlo ancora di più? Sai, trovo, io tecnicamente sono un visivo, no? Quindi sfrutto un po' di più l'organo della vista, sebbene io sia miope, astigmatico e presbite, quindi figurati. Pazzesco. Non Sì, ma una, ma ben tre.
Pensare, ma no, voi siete giovani ragazzi, io ho 50 anni, quindi dopo un po', dopo i 40 cominci ad avere le lenti spesse come figini di fantozzi. Scherzi a parte, e il fatto è che ho cercato di creare dei grafici, grazie che me l'hai chiesto Tommaso, per il fatto che sono nella parte iniziale, quelli che spiegano anche quello che si pensa possa essere una dieta. Infatti il libro dovrebbe essere letto prima di qualsiasi dieta, perché tecnicamente le diete funzionerebbero se si fosse costanti. Ma le persone si immaginano che il percorso è una linea in discesa, il peso è qua e deve scendere, quindi va tutto in discesa. Mentre in realtà è un sali e scendi, perché ovviamente sia nell'uomo che nella donna il peso oscilla durante la quotidianità. Infatti il titolo è Fuga dalla bilancia, ma in realtà non è che vorrei che le persone non si pesassero mai, anzi, ma che cambiassero proprio l'approccio con la bilancia. Non avrei mai scritto fuga dal termometro, perché nessuno ha paura del termometro, mentre abbiamo paura della bilancia perché sopra questa distanza ci mettiamo dei significati, no? Quanto valgo come persona, se le persone mi giudicheranno, se mi criticheranno, e cose di questo tipo, no? E poi anche il rapporto con lo specchio, però quello sarà il prossimo libro probabilmente. I grafici li ho fatti proprio per spiegare in una maniera proprio lampante e diretta. Come ci aspettiamo che siano i nostri percorsi e come lo sono nella realtà. Li ho fatti personalmente, quindi ci sono delle sbavature. Se uno va con la lente di ingrandimento vedrà la freccetta che ha delle piccole sbavature, proprio perché anche per questioni di copyright, no? Per non prendere disegni da altre parti, li abbiamo ricreati noi. E anche spiegano un po' come fluttuare delle emozioni, il fatto che molto spesso le nostre emozioni, ecco, nelle persone che sono sensibili alla fame nervosa, hanno una soglia di tollerabilità, di tolleranza dell'emozione un po' più bassa. Quindi quando vivono un'incertezza molto forte, un dubbio molto forte, cioè un'ansia, detta proprio come termine contenitore, non riescono a starci dentro. Una delle cose importanti è che le emozioni ci servono. Non possiamo scappare dalle emozioni, altrimenti queste alzeranno la voce. Molte persone, troppe, utilizzano il cibo per sedare queste emozioni. Fatto salvo che poi aumentiamo di peso, diventiamo, uso il termine, dipendenti da alcuni alimenti, come fossero degli ansiolitici antidepressivi naturali, e questo crea ovviamente delle problematiche anche sotto l'aspetto dell'autostima, no? Se ogni volta che io ho un problema vado verso il cibo, da una parte ne divento in qualche modo psicologicamente dipendente, dall'altra parte penserò che da solo non riesco a gestire questa problematica. Quindi i grafici li ho intesi proprio per rendere più visivo e più veloce proprio l'apprendimento di come funzionano le cose. Ma infatti secondo me le persone si dividono in due categorie, chi quando è nervoso non mangia niente e chi invece si abbuffa, mangia di più. Io onestamente sono nella prima categoria Anch'io. perché quando sono nervosa tendo a mangiare sempre meno, ma non è per una questione della bilancia, è proprio, Una penso, gestione esatto, una gestione delle dell'emotismo, delle emozioni. emozioni, penso, Emanuele, pensiamo. Sì. Guarda, sono anch'io come voi, nel senso che quando dovevo dare gli esami all'università e tutto il resto, facevo fatica a mangiare prima di aver poi dato l'esame, no? Tanti, tanti anni fa. Però poi nel pomeriggio mi si apriva un po' lo stomaco. Ecco che quindi, attenzione, ogni volta che controlliamo poi necessariamente, non dico che perdiamo il controllo, però poi ripristiniamo anche un po' l'equilibrio. Il corpo quando ci chiede di mangiare, in realtà ci sta esternando un suo bisogno. Non siamo tutti uguali, quindi ci sono persone che come voi e come me, quando sono in una situazione di forte stress, mettono da parte il discorso dell'alimentazione, nel senso che ci penso dopo, oppure che bevono molti caffè, che porta a diminuire anche il senso di fame, ok? Dall'altra parte ci sono persone che quando sono sotto stress, ed è anche un motivo del piluccamento, okay? Alcune persone piluccano. Ci sono vari termini, ho scoperto che ogni regione ha un termine per indicare il piluccamento, no? In dialetto. Questa è una cosa buffa, però la scriverò nel prossimo libro quali sono i termini che ogni regione utilizza. Dall'altra parte, ecco, non siamo tutti uguali rispetto al comportamento alimentare. Ti faccio un esempio che può essere interessante. Il modello del binge eating o comunque dell'alimentazione incontrollata, legato allo stress, è stato fatto su un modello animale. Hanno preso dei topolini in esperimento, gli hanno creato dello stress e hanno visto se mangiavano di più o di meno in condizioni di stress, dopo essere liberati, dopo aver avuto disponibilità di cibo. Come crei lo stress nel topolino? Cioè non è che lo metti nella macchinina e lo metti in tangenziale e gli crei lo stress. In realtà, crei una popolosità
nella gabbia, quindi tanti topolini, aumenti la temperatura e fai vibrare la gabbietta, una tortura, poveri. Hanno visto che quando i topolini erano sottoposti a forte stress tendevano a mangiare di più e più velocemente. Una spiegazione è data dal fatto anche che mangiavano di più e più velocemente per fare in modo di approvvigionarsi di tutto, per fare in modo che poi avessero delle scorte per il futuro e che poi non ci fosse cibo per gli altri. Ecco che quindi anche lo stress può essere spiegato, non che mangiamo per fare in modo che gli altri non ne abbiano, ma proprio per avere da una parte anche una sorta di gratificazione, ma anche una sorta di biodisponibilità. Abbiamo disponibilità di cibo, mangiamo il più possibile per poi ritornare ad occuparci del problema che ci ha creato lo stress. Attenzione però che il comportamento con il cibo è la punta dell'iceberg. Sotto c'è qualcosa che per ognuno di noi è diverso, anche che spinge e che fa spinge fa venire fuori. No? Ci possono essere persone che sono sotto stress perché sono in mezzo al traffico, altre che potrebbero essere anche in mezzo a New York, sulla quinta strada, e non gli cambia nulla. No? Quindi tutti quanti noi abbiamo una risposta diversa, come avete detto anche voi, alcune persone sotto stress invece hanno l'effetto opposto e quindi magari, come dicevi prima, ci si stringe lo stomaco. No? Ma infatti mi rallaccio un attimo alla sua affermazione di prima, le persone hanno paura della bilancia. È possibile che questo sia causato dalla cattiva informazione che c'è anche sui social? Io ad esempio prima delle vacanze mi ritrovo sulla home questi post dieta detox di 5 giorni prima della buffata. Un'informazione del genere quanto incide? Incide molto perché quando tu parli di abbuffata, quindi hai il detox e poi la abbuffata, che si chiama sgarro, c'è una trappola, mi spiego. Nel secondo capitolo parlo proprio delle trappole, no? Dico, dimmi come mangi, ti dirò in quale trappola sei finito, no? C'è la trappola dello sgarro. Lo sgarro, se tu lo chiamassi diversamente, no? Ci sono persone che fanno le brave, no? Lige tutta la settimana, poi sabato e domenica fanno di tutto, o con gli alcolici, o con i dolci, o esagerano con le porzioni. Lo sgarro viene visto come una evasione. Emanuela, da cosa cerchiamo di evadere noi? Dalla prigione. Quindi se l'alimentazione tu la vedi come fosse una prigione, è logico che poi non riuscirai a gestire il corretto apporto anche, no? Perché stai facendo questo sali e scendi. C'è un'altra cosa importante che hai detto tu, no? Rispetto ai social. I social, io sono presente anche su Instagram e su Facebook, cerco di dare delle pillole di contenuti, mi rendo conto che ci sono moltissimi nutrizionisti che parlano di non farai mai una dieta con me, oppure mettersi a dieta è una cosa negativa. Cioè, allora io dico, no, se tu fai il nutrizionista o fai il dietologo e dici non farai mai più una dieta, è come se io dicessi, allora sono uno psicologo, non faremo mai più psicologia insieme. Cioè è un controsenso sotto questo aspetto. Che succede? Succede che la vecchia idea di dieta, di restrizione, di ligio ligio, controllo controllo e poi vado verso lo sgarro, è superata e da superarsi. Dobbiamo arrivare a un punto, ad esempio io ho la stessa dieta, non dico da tutta la vita, ma da moltissimo tempo, varia solo in relazione a quanto sport faccio, se faccio sollevamento pesi per dirti o se faccio corsa, no? Adesso mi sto allenando per una mezza maratona, quindi il mio apporto di macronutrienti è un po' diverso, ma ho bene o male sempre gli stessi alimenti, lo stesso schema, è la costanza che gioca, perché bene o male qualsiasi dieta funzionerebbe se le persone non la mollassero alla prima difficoltà. Altra cosa i social, le immagini che vediamo sono ultrafiltrate, molto spesso le immagini di chi lavora sui social, quindi guadagna da quello che mostra o da quanto tempo le persone stanno a guardare quello che le persone mostrano, sono immagini fatte con la reflex, quindi con telecamere, con fotocamere ad alta prestazione, poi portate su Photoshop, filtrate, messe a posto e faremo anche questo per svelare quali sono i trucchetti, e poi riportate su Instagram e filtrate. Ricordiamoci che Instagram ha successo per il fatto che ha creato i primi filtri, ha portato i primi filtri che permettevano di rendere la pelle più gradevole e di avere anche un effetto un po' vintage, no? Nelle foto, che creava anche quella suggestione. E, ci sono anche delle pose che si possono assumere per sembrare con meno pancia, con i glutei un po' più sodi e tutto il resto. E questo non viene molto spesso spiegato. Quindi cosa succede? Una ragazza, se non due, ogni 3-4 ragazze soffre di insoddisfazione corporea tanto
più è sottoposta alle immagini dei social. Cioè, più spesso io guardo Instagram e guardo TikTok, e più è facile che io farò dei confronti e sarò insoddisfatta. Questo vige più per il sesso femminile, ecco perché purtroppo ci sono anche più numeri nel sesso femminile che sono colpite da disturbi alimentari. Proprio perché quando le donne, questo è uno studio che abbiamo fatto tanto tempo fa, le donne fanno un confronto con un'altra donna, tendono a sminuirsi e a vedere la parte che è più bella nell'altra e la parte che reputano meno gradevole in se stesse, e fanno un confronto dicendo: ah, povera me, beata lei. Noi maschi, quando vediamo uno più, uso un termine, spero di non, uno più figo, diciamo: Brad Pitt è figo, però c'ho anch'io delle belle spalle oppure degli occhi. Non so, Tommaso, se sei d'accordo con me, però Sì. magari. No, no, non Ogni sui miei giorno mi occhi. chiede la sua forma. Sì, è Dove vero. sta oggi, Manu? Come sono messo? No, sei formissimo, Tommaso, sei formissimo. Meno Super male. in forma. È l'effetto dei capelli lunghi. Ma infatti io volevo chiedere perché spesso si, diciamo, associa il problema del peso a chi è sottopeso o sovrappeso. Però spesso anche persone enorme peso hanno dei problemi legati al cibo, ma non si vedono. Non si vede che hanno Certo. dei problemi legati al cibo, quindi come si scopre in quel caso? Guarda, non si scopre nel senso che molto spesso le persone non vogliono parlarne, è una cosa molto intima, è paradossale, che è una cosa che facciamo quotidianamente, che facciamo anche socialmente, no? Un atto socializzante, anche il mangiare, anche il bere il caffè, tra virgolette, no? Usare delle bevande o usare del cibo è un atto socializzante. Quando qualcuno viene a trovarti a casa, probabilmente gli offri qualcosa, no? E quindi è già un gesto di accoglienza, di avvicinamento. Il problema è dato dal fatto, ecco, poi mi rilascio a quello che ho detto all'inizio, che le persone, anche i media, tendono a far vedere o l'anoressica grave, la ragazza affetta da anoressia grave, o la persona con un peso estremamente in eccesso. E la via di mezzo, o il normopeso, che magari ha dei comportamenti alimentari di vario tipo, potrebbe essere che si abbuffa, potrebbe essere che usa lassativi, diuretici, oppure che fa troppa attività fisica a livello parossistico. Ci sono delle persone che hanno normopeso che magari fanno 4 ore al giorno di attività fisica, no? E quindi vanno in un catabolismo molto, molto marcato, quindi vanno tecnicamente a mangiarsi i muscoli o comunque ad avere problematiche di questo tipo, no? A livello di catabolismo. E dall'altra parte che succede? Succede che non vengono viste, sono come delle persone che non vengono viste e che non parlano proprio perché usano questo sistema di magari perdere il controllo con il cibo e poi fare molta attività fisica, troppa attività fisica, oppure di entrare e uscire da una dieta drastica per poi abbuffarsi, mantenendo però un peso che, tra virgolette, non è qualcosa di visibile, no? Se siamo sottopeso e siamo in sovrappeso è in qualche modo visibile, non ci possiamo fare nulla sotto questo aspetto. Però vivono un dramma, vivono una vita in cui il cibo diventa anche un chiodo fisso, no? Più controlli il cibo, più pensi al cibo, più pensi al cibo e più in qualche modo ne diventi ossessionato e diventa buona parte dei tuoi pensieri e dei tuoi rimugini. Quindi sono anche per questo ho scritto questo libro, proprio per tutte le persone che non sono state ascoltate, non vengono ascoltate, proprio perché non fanno parte di quegli estremi che Esatto, hai fatto molto più che spesso vengono bene, visti. Emanuele. Siamo quasi in chiusura, quindi abbiamo un'altra curiosità Esatto, di l'ultima Manuela. domanda al volo. Spesso si legge sempre sui social di questa dieta del DNA, ma è reale? Funziona davvero? Guarda, ti dico, io sono contrario a questo tipo di diete anche perché uno dice, no? Ah sì, è scritto nel mio DNA, quindi non dovrei mangiare questo, questo, quest'altro. Ovviamente io non sono un nutrizionista. Però vedo molto spesso che ci approfittiamo della tecnologia e subdolamente propiniamo anche, ecco, ti dico subito, le analisi del DNA e tutto il resto hanno dei costi molto elevati e solitamente quando le fai ti tolgono i pomodori, i latticini e le cose, o te la spacciano per, ah, ci sono delle allergie, ovviamente ci sono delle persone che possono avere delle intolleranze, ma non sono queste che in qualche modo possono interferire, ovviamente dobbiamo vedere caso per caso. Tu mi hai fatto l'esempio della dieta del DNA e ti dico che secondo me c'è molto ancora da studiare e soprattutto non è detto che tu hai che il nutrizionista veda questa dieta e cioè, veda l'analisi del DNA e da questa poi possa portare Bene, a quindi non sapere credete a perché. tutto quello che leggete. Esatto. Ecco, Emanuele, quindi noi ti ho letto. salutiamo.
purtroppo dobbiamo andare in pubblicità, sicuramente ti richiameremo. Intanto fuga dalla bilancia, 10 minuti al giorno per vincere la fame nervosa. Lo vediamo qua, lo vediamo al volo anche attraverso il lavoro della nostra regia. Emanuele, davanti a tutta Italia posso dire che sono orgoglioso della mia co-conduttrice che ha fatto veramente un'ottima intervista. Grazie Emanuele. Grazie al nostro ospite. Buona giornata. Grazie. Ciao, ciao. Adesso andiamo in pubblicità, cara Manuela, e noi andiamo a parlare di un tema, la sinergia tra le imprese.